da questa manifestazione mi aspetto più concretezza da Confindustria, sperando che risolvano questo problema di precarietà, perché ce n'è veramente tanta, ed anche dei miei colleghi. Ci aspettiamo di avere un risultato dalla manifestazione, speriamo di essere tanti e di fare sentire la nostra voce, che mi sembra sia parecchio inascoltata ultimamente da Federlegno e da quant'altri. Il grido di protesta dei lavoratori scende in Piazza del Popolo a Pesaro dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto il 31 marzo 2019 dell'industria del settore legno-arredo. I sindacati CGIL, CISL e UIL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore con 4 manifestazioni a Milano, Treviso, Pesaro e Bari. Federlegno Arredo ha deciso di abbandonare il tavolo della trattativa. A nostro avviso questo è un comportamento grave che non ha precedenti, tra l'altro in questi mesi di trattativa del rinnovo del contratto ha deciso di puntare molto sui temi legati alla flessibilità e alla precarietà del lavoro, chiedendoci a più riprese la possibilità di andare in deroga a quelle che sono le percentuali previste dalla legge sui tempi determinati e i lavoratori in somministrazione. Noi crediamo che la via maestra per garantire nuova occupazione sia sicuramente quella di nuovi lavoratori qualificati, ma che debbano essere poi nel tempo stabilizzati. La controparte, spiegano i sindacati, vuole più lavoratori precari per poter gestire forza lavoro in base alle richieste del mercato e la gestione dell'orario di lavoro per superare i vincoli che le RSU pongono soprattutto al lavoro con flessibilità nella giornata del sabato. Dopo che il contratto è scaduto da 11 mesi, i lavoratori perdono soldi per un aumento salariale che tarda ad arrivare. I sindacati rivendicano un nuovo contratto rispettoso e dignitoso a partire da uno sciopero a fianco dei dipendenti, uscendo dalle fabbriche e dagli uffici. Il corteo è partito da Piazzale della Libertà, arrivando poi nel cuore del centro di Pesaro. Il contratto nazionale non può essere solo ed esclusivamente uno strumento per aumentare la precarietà e dare alle imprese un modello che guarda al passato, quello dell'imposizione delle scelte. Noi vogliamo invece un modello, un contratto nazionale che dia strumenti per i lavoratori di partecipare alle scelte aziendali, che dia risposte sugli aumenti retributivi ai lavoratori in termini di diritti e anche di una maggiore protezione rafforzando i sistemi di welfare.